Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi siamo nell'orto a misurare esattamente quello che sta succedendo. Questo è l'impianto di pomodori installati un mesetto fa. Poi in descrizione inviamo le date esatte. Dove c'è l'antenna atmosferica, che è più di 3 metri e lavora da sud verso nord. Nord è in questa direzione, ma noi l'impianto ce l'abbiamo di là e andiamo a vedere che cosa è successo. Cosa succede? Che l'antenna qui può lavorare anche decine di metri più avanti, verso nord, ma verso ovest cosa succede? Che piano piano, qui ci sono tutte le chiocciole sotto, se vi ricordate, come questa, però piano piano non riesce più ad alimentare. Qua già scende e non riesce più a alimentare le piante. Abbiamo lasciato apposta queste due piante e andiamo a vedere la differenza. Cavalletto a terra, e in fondo vedete come si alzano. L'antenna è lassù, non so se si vede. E questo è il risultato . Queste due non hanno le chiocciole, vedete già, qui ci sono le chiocciole, già nella seconda linea ci sono le chiocciole, ma sono basse, anche qui. Questa, che è più a nord di quell'altra, stessa chiocciola, è già più alta. E così andando avanti, sempre più alta, quella di destra, che non è, è verso sud, diciamo, è meno verso nord di questa, è più bassa. Poi qua siamo alimentati giusti e abbiamo le piante che si equivalgono, anche se si formano tutte e due, diciamo, uno sviluppa più verso il basso e uno più verso l'alto, ma qui ci siamo. Più o meno sono tutte sviluppate nello stesso modo. Adesso non si vede bene lo sviluppo perché sono comunque legate alle canne e si fa fatica a vedere cosa sta succedendo realmente. Tutte quante hanno la chiocciola, tranne questa qui, che ha una doppia chiocciola. Differenza non ce n'è tanta, perché ce ne sono veramente tante di chiocciole e l'antenna atmosferica fa un bel lavoro. Eccola qua. Si vede, non è la lontananza che abbassa le piante, sono proprio così. Chiocciola in basso. Vediamo se riusciamo a vederla meglio. Eccola qua. Doppia chiocciola, eccola qua. L'unica doppia chiocciola. E questo è il nostro panorama. Sempre più in basso. Man mano che ci allontaniamo dall'antenna, come funziona l'antenna? Come vi dicevo prima, verso nord, verso, in questo caso verso di qua,
stiamo mettendo chiocciola da tutte le parti. Comunque, verso questa parte qua, che è il nord, potrebbe lavorare con un filo e questo filo potrebbe alimentare decine e decine di piante. Più in alto si va, 6,25 m per l'esattezza, più in alto si va, più l'antenna è grande e alta e più può alimentare meglio le piante. Intorno a sé riesce a fare al massimo la sua altezza, quindi questo qui è 3,5 m. Se noi da qui andiamo a vedere, questa è l'ultima che riesce a alimentare in pieno. Le altre quattro, anche se ci arriva il filo, questo è il filo di alimentazione che arriva dall'antenna, il filo si ferma qua, qui c'è addirittura la matassina e niente, queste non hanno la chiocciola, però queste hanno la chiocciola e si stanno sviluppando molto meno delle altre. Le metto in orizzonte e diciamo il vigore è palese, le altre si sviluppano meglio perché appunto sono più vicine al raggio dell'antenna. Il raggio dell'antenna è l'altezza, 3,5 m. Loro in 3,5 m lavorano bene. Dopo, se non è verso nord, niente, lavorano poco. Poi vedremo se è il caso di recuperare in qualche modo mettendoci un'antenna, visto che i frutti li stanno facendo anche loro. Questa no, questa che è proprio lontanissima dall'antenna, la più lontana, le due più lontane, una non ha fatto frutti. Sarà un caso? Qua c'è un altro impianto dei cetrioli. Lì in mezzo si nasconde un melone. Ci siamo trovati un melone. Comunque, questo è quanto per oggi. Ah, dimenticavo. Visto che le piante sono un po' più alte, del filo che passa qua in mezzo, passa qua, a questa altezza qui ci dovrebbe essere un altro filo. Vediamo se aggiungere un filo o se mettere solo delle chiocciole in alto. Bisogna fare un po' di misure e vediamo che cosa succede. Ce l'ho addirittura tutte e due. Lo vediamo nei prossimi giorni cosa fare. Nel tentativo di andare a recuperare quelle altre due piante laggiù in fondo fuori dall'antenna. Ci dovremmo alzare praticamente di 5 metri per arrivare laggiù, perché appunto non siamo verso nord. E il filare, vi ricordo, per l'ennesima volta, dovrebbe lavorare sud-nord. L'antenna riesce bene a alimentare un filare verso nord. Quando ho progettato un orto, ricordatevi di questa cosa. Se volete mettere su un'antenna atmosferica, oppure dovete fare ogni 3 metri, dovete mettere un'antenna. Probabilmente faremo così. Metteremo laggiù un'altra antenna. Un saluto e alla prossima.